Buonasera ai nostri radioascoltatori, siete collegati con lo stadium dove si concludono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Manca un posto per i quarti che saranno a strettissimo giro di posta. E allora, come ricordava lo studio, la sorpresa è arrivata dall'Olimpico di Roma con la vittoria del Torino, che dunque aspetta la vincente di questo confronto. Potrebbe essere un'altra stracittadina, dopo quella di Milano in programma il 27 dicembre, potrebbe esserci, visto che questa potrebbe anche essere una coppa delle sorprese, un clamoroso Torino-Genoa. Andiamo a vedere comunque questa partita. Lo stadium non è gremito come era annunciato, perché i seggiolini bianchi si notano, però per essere una sera di mercoledì 20 dicembre, calendario dice ultimo giorno d'autunno, ma è inverno pieno, un grado di temperatura destinato a scendere, forse siamo già attorno allo zero, vedere 35.000 spettatori è davvero una bella cosa. C'è la Juventus che adesso può partire dal contropiede con Bernardeschi, 3 contro 2, Bernardeschi è libero, Douglas Costa riceve, Douglas Costa sinistro, tiro, la gran parata di Lamanna, prodezza di Eugenio Lamanna, contropiede 3 contro 2, Bernardeschi ha scaricato per Douglas Costa che era libero a sinistra, ha avuto modo di alzare la testa, mirare, angolare pure, il pallone era ben indirizzato ma Lamanna è stato davvero bravo a toccare il pallone in tuffo e a metterlo in corner. Può ripartire a Samoa, scavalcata linea centrale del campo a Samoa di prima per Sturaro che si mette in movimento, Sturaro poi scarica sulla sinistra per Douglas Costa che la mette al centro, la posizione regolare, il controllo, lo stop, il tiro, pallone che termina ampiamente sulla fondo, è stato Marchisio che si era portato in avanti, posizione di centravanti, Marchisio ha stoppato bene ma il tiro è assolutamente da dimenticare, pallone che è terminato ampiamente in curva e quindi la rimessa per la Juventus, ma perde palla Lazovic, recupera ancora per il Genoa, cerca una pallone filtrante in aria, la diagonale di chiusura e può ripartire il contropiede della Juve, 3 della Juve, 4 del Genoa, velocissima l'azione di Douglas Costa come sempre, che poi scarica sulla sinistra dove è andato a seguirlo e andare verso il fondo, Dybala la girata, l'impatto non era male con il pallone, si era fatto trovare pronto Dybala e è andato comunque a sbucciare il pallone con il piatto, pallone che terminato sulla fondo, calcio di punizione con Bernardeschi sul pallone, questa volta Dybala si allontana, Bernardeschi è tutto spostato, siamo nei pressi dello spigolo dell'area di rigore, due giocatori della Juventus in barriera a disturbare i due del Genoa che tra l'altro sono posizionati molto esterni per lasciare la visuale alla manna che però viene coperta dai due giocatori juventini, si tratta di Barzagli e Sturaro, vediamo che va alla battuta con il sinistro Bernardeschi, pallone che gira e gran parata ancora di Lamanna che letteralmente la toglie dalla porta, gran punizione da parte di Bernardeschi, si accende lo stadium, sinistro a giro sotto la traversa, scatto di reni di Lamanna che riesce a schiaffeggiare il pallone che termina alto sopra la traversa per il terzo angolo a zero in favore della Juventus, bella l'esecuzione di Bernardeschi, Rugani che va a destra da Marchisio, Marchisio che va a servire Lichtsteiner, Lichtsteiner Dybala, limite dell'area, tiro, rete! Dybala, proprio lui, 41esimo minuto, un gol alla Dybala, un sinistro tagliente che è andato a prendere l'angolo e quindi c'è il gol della Juventus che a questo punto era nell'aria. Sergio Brio, grande giocata di Dybala. Beh, sicuramente grande giocata e tutto, tutti aspettavano questo gol, i compagni di squadra, la società, visto le polemiche che ci sono state in questi giorni, credo che lui abbia subito ripagato la fiducia con un grandissimo gol anche di grande fattura, perché è un grande giocatore, ha cercato, l'ha voluto, se l'è portato sul sinistro e al rientrare ha cercato il secondo palo dove Lamanna non ha potuto far niente. Sì, stavolta davvero il portiere che è stato bravissimo su Douglas Costa e su Bernardeschi, un tiro così era difficilissimo da prendere dalla mezzaluna antistante la rigore, un tiro di sinistro angolatissimo, si è tuffato Lamanna, il gol di Dybala è stato davvero un gran gol, è uno dei motivi di interesse, se non il principale motivo di interesse di questa partita, questo Dybala che vuole riscattarsi dopo un grande inizio di stagione e un periodo di appannamento che sta vivendo. Beh, devono spazzare via le critiche che ci sono state in questi giorni, è un giocatore di grande valore, però deve capire anche che la Juventus è una società particolare, le parole di Nedved devono essere importanti per questo giocatore, perché deve capire che ovviamente c'è un comportamento e la Juve vuole certe situazioni, certi comportamenti che deve avere un giocatore da Juve.
Juventus. Si era difeso bene il Genova davanti a quella perla di Dybala, poco ha potuto fare il portiere Lamann, ancora da Glascosta a Samoa, entra in area di rigore, la posizione è regolare, coi pugni Lamann, respinta, Marchisio si coordina, calcia male, deviazione, e poi Sturaro per poco da dentro la porta non riesce a deviare il pallone che non si aspettava, perché ancora una volta Marchisio non ha calciato bene. Lamann ha recuperato la posizione, è andato a bloccare Paolo Dybala, davvero un gran gol come gesto tecnico, spara la porta, ha carezzato il pallone con il destro, lo ha controllato con il sinistro e poi sempre di sinistro ha trafitto l'incolpevole Lamann. Lazovic contrastato da Samoa, il ganese tiene il pallone, gira all'indietro dove c'è il controllo, è sbagliato e attenzione che rischio, che pasticcio che aveva combinato in difesa proprio uno dei giocatori più esperti, Barzagli, che voleva servire Rugani lateralmente, in agguato c'era Centurion che ha messo la punta del piede, pallone sull'esterno della rete, ma questa che è la prima vera azione del Genoa è stata regalata da Barzagli, che poi ha chiesto scusa, ma ha fatto correre davvero un brivido ai tifosi della Juventus, specie a quelli della curva alla nostra destra, che hanno visto davvero da vicino l'episodio. Adesso è la Juventus che prova con Bernardeschi in area di rigore, riesce a proteggere la pallone, buona comunque la prestazione di Federico Bernardeschi, che va a servire all'indietro per Asamoah, da Glascosta limite dell'area di rigore, da fermo il brasiliano si libera della sfera, Bentancur, palla che va a lambire il palo, gran tiro dell'uruguaggio da fuori, il portiere lo ha visto forse partire in ritardo, si è tuffato alla sua destra, per sua fortuna e per fortuna del Genoa il pallone non è terminato nello specchio della porta, ma si tratta davvero di mezzo metro sul tiro di Bentancur che era ben angolato. Qui ci avviciniamo all'ora di gioco, esattamente al quarto d'ora della ripresa, è sempre 1-0, ma pericoloso il Genoa, pochi secondi fa con Galabinov che ha ricevuto una pallina in area di rigore, non ci ha pensato due volte, ha calciato potente di sinistro, molto reattivo Szczęsny, che ha alzato il pallone oltre attraverso e dunque in angolo. E qui ci avviciniamo al 19° minuto, è 1-0 per la Juventus che ha tremato ancora, e ancora con Galabinov, sta salendo in cattedra il bulgaro, controllo dal limite dell'area più o meno dalla stessa posizione dove Dybala ha segnato il suo gol al 42°, cross in aria, esce Szczęsny ad anticipare l'Axalt, è andato a calciare, ha angolato, Szczęsny in tuffo, non ci è arrivato, palla che è andata a lambire il palo alla sua destra, ma attenzione perché adesso c'è Bernardeschi, contropiede Juve, Bernardeschi limite dell'area di rigore, in becca ancora a sinistra per l'arrivo di Sturaro che la mette al centro, ma male, e ancora una volta è la difesa del Genoa che salva con Gentiletti, ma forse il pallone è terminato sulla piede del giocatore sbagliato, perché da lì ha fatto una cosa a metà Sturaro tra un tiro e un pallone messo al centro, una pratica che era stato imbeccato splendidamente da Bernardeschi, uno dei migliori questa sera della Juventus. Sturaro ha fatto una sorta di passaggio in diagonale invece di tirare, dove non c'erano giocatori juventini c'era Gentiletti che ha liberato la minaccia, porta a spasso quattro avversari. Higuain, e probabilmente la Juve chiude il discorso, 30° diagonale, praticamente tre palloni toccati, uno lo ha messo dentro. Juventus 2 Genoa 0, Higuain, Graziani a Venezia, 1-1 fra Venezia e Cremonese. Torino d'accordo, sentite ancora l'esultanza da parte dei tifosi della Juventus, azione iniziata da Dybala, ha visto Higuain che è passato in mezzo a due, Gentiletti e Rossettini, tiro a incrociare con il destro, niente da fare per Lamann, Juventus 2 Genoa 0, mentre adesso esce nel Genoa il numero 16 Galabinov, che comunque nel secondo tempo è stato molto pericoloso, un tiro con deviazione sopra la traversa di Szczęsny e poi un tiro che è terminato di poco a lato al suo posto, vediamo che è entra con la maglia numero 49 Peppe Rossi, e questo è un momento molto importante della partita, non solo ma anche del nostro calcio, perché Giuseppe Rossi è uno dei grandi talenti, frenato da una serie incredibile di infortuni, è arrivato al Genoa dopo l'ultima esperienza in Spagna, da dicembre che si allena, ha firmato il contratto da poco, e in questo momento, in questa gelida serata torinese, c'è bisogno anche di lui, e vedremo quindi Giuseppe Rossi all'opera. Sergio, questo gol di Higuain può aver chiuso il discorso? Beh, secondo me sì, è entrato Higuain, le prime due o tre palle che tocca le butta sempre dentro, è un giocatore eccezionale, ma la Juve stava soffrendo nel secondo tempo, poi coi cambi Allegri ha cambiato un po' tutto, l'andamento della partita.
Sì, dalla panchina ci sono stati questi inserimenti, poi quando hai Higuain lo metti al centro dell'attacco, come dicevi tu, tre palloni toccati sul terzo, vai in gol, ma ancora una volta l'azione è iniziata da Dybala. È un Genoa che comunque non ci sta, ci prova ancora con Ricci, limite dell'area, Juventus che adesso si difende, recupera il pallone con Marchisio che può ripartire, e allora il tocco è per Asamoah che perde un dribbling e poi forse commette fallo, e sì, è rigore. Fa un pasticcio clamoroso a Asamoah che poi va a colpire al volto Pellegri, e quindi dopo aver perso il pallone Asamoah si dispera. Qui c'è il VAR, ci sono Mariani e Alassio che potrebbero intervenire. Juventus che sembrava avere in pugno la partita, io il contatto l'ho visto per la verità dall'alto della nostra postazione, a Asamoah che sbaglia ancora, lo avevano già fatto quelli della Juventus con Barzagli prima, perde un contrasto, va da Pellegri che chiaramente poi appena toccato si lascia cadere, però io ho visto proprio a Asamoah andare sul volto di Pellegri, colpirlo quasi con un mal rovescio. Ingenuo, tanto ingenuo questo calcio di punizione, e addirittura sul dischetto c'è proprio lui, Giuseppe Rossi, che prende una rincorsa abbastanza sbilenca. Vediamo che però l'arbitro Maresca viene chiamato al VAR, vediamo che succede, il pallone è già sul dischetto, Rossi lo ha messo sul dischetto, adesso riceve anche un caloroso abbraccio da parte di Marchisio, anche lui reduce da un brutto infortunio. Vediamo che decide Maresca, che torna quindi tra virgolette sul luogo del delitto, perché qui nel Juventus Cagliari inizio campionato Maresca inaugurò il VAR concedendo un rigore al Cagliari che lui non aveva visto, tramite l'ausilio della monitor, un fallo, un calcio di rigore che poi Buffon parò. Beh, Giuseppe, se viene chiamato vuol dire che qualcosa cambia, no? Se no non sarebbe stato chiamato. Lui, no? È andato deciso sul dischetto e quindi l'hanno chiamato. Vediamo che cosa dice Maresca, adesso farà il gesto del video, si avvicina al limite, fa il video e dice che si tratta di pallone riconsegnato alla Juventus che esulta. E quindi adesso era scontato perché è stato chiamato per cambiare decisioni. Eh beh sì, io ti dico la verità Sergio, ingenuità clamorosa di Asamoah, ma il contatto lo due ne ha fatte Giuseppe, ne ha fatte una dribblando nell'area di rigore un avversario che non si fa mai, si butta via la palla, la seconda poi nel recupero andando a dare una smanacciata all'attaccante del Genoa. Eh sì, secondo me ci poteva anche stare, poi Pellegri si è lasciato cadere insomma come se fosse stato colpito da Tyson, e quindi poi alla fine richiamato Maresca da gli operatori del VAR che sono Maurizio Mariani di Aprilia e Stefano Alassio di Imperia, ha detto che il rigore non c'era, il povero Giuseppe Rossi che riassaporava un ritorno con gol, aveva messo il pallone sul dischetto, lo ha allontanato, adesso la Juventus recupera un pallone, entra in area di rigore, ancora Higuain che questa volta colpisce da sotto, pallone che termina in curva, lo stop di Barzagli per Dybala, Dybala a spazio, supera Kofi, Dybala, Dybala ancora, limite dell'area, Dybala, il passaggio ancora per Higuain che è in posizione regolare, il tiro di Higuain e la parata a terra da parte del portiere Lamanna, buono ancora una volta lo spunto di Dybala, scocca in questo momento il 95esimo minuto e finisce anche qui la partita perché l'arbitro con tre fischi manda tutti negli spogliatoi e la Juventus che va ai quarti di finale. Beh, sicuramente la Juventus ha meritato il passaggio del turno facendo un'ottima partita con le seconde linee, una partita concentrata che era quello che voleva Allegri, delle risposte anche da chi gioca meno, e mi sembra che siano state delle risposte più positive anche da parte di Bernardeschi, anche da parte di Dybala che aveva tutti gli occhi puntati su di lui nonostante le polemiche che sono state che precedevano la partita. Direi che Dybala si è mosso molto bene in un ruolo non suo, ha fatto un gol e si è dato da fare, e mi è piaciuto. E ci sono state anche risposte anche da Bentancur, da Marchisio, da Asamoah che secondo me ha fatto un'ottima partita, quindi Juventus che passa il turno e ci vedremo il 3 gennaio il derby di Torino. Io dallo stadium della Juventus ricordo che la Juventus ha battuto il Genoa per 2-0 e ha conquistato l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà il Torino qui allo stadium il prossimo 3 gennaio. Una gol per tempo, vantaggio di Dybala, molto bello al 42esimo, il raddoppio di Higuain è entrato nella ripresa alla mezz'ora del secondo tempo per il 2-0.
2-0 del Genoa. Si è rivisto Giuseppe Rossi, che tra l'altro stava pure per battere un rigore concesso da Maresca per fallo di Asamoah su Pellegrini, ma poi revocato dall'intervento del VAR. Genoa che saluta i suoi tifosi e Genoa che adesso si concentrerà sul campionato. Grazie a Roberto Barazzuolo e Andrea Montone per l'assistenza tecnica. A tutti voi che ci avete seguito, l'invito è di rimanere sulle onde di Radio 1. Giuseppe Bisantis dallo stadium ricorda il risultato finale: Juventus 2, Genoa 0, e vi auguro un buon proseguimento di serata.